Buongiorno a tutti, do il benvenuto al dottor Daniele Colombo, pneumologo e consulente del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di AISLA. Daniele, ti faccio subito la prima domanda. Che cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? È stato un incontro casuale perché mi occupo di SLA da tantissimi anni e la SLA è una malattia rara e adesso non lo sembra perché per fortuna ne parliamo molto. Però tanti anni fa, e quindi risale almeno a 20 anni fa, ho casualmente frequentato un congresso al BESTA di Milano dove parlavano di sclerosi laterale amiotrofica e lì ho avuto modo di confrontarmi con dei neurologi dove erano particolarmente in crisi nella gestione dell'aspetto respiratorio della sclerosi laterale amiotrofica. E così è iniziata la mia collaborazione, quindi ho scoperto la malattia e ho visto che i risvolti respiratori sono veramente tanti. E quindi anche qui la competenza nella gestione di questa malattia era forzatamente dello pneumologo. E quindi è nata questa collaborazione che non è ancora finita. Per fortuna mi viene da dire che non è ancora finita perché c'è bisogno di competenza. E che cosa poi, quali sono state le motivazioni che ti hanno un po' portato a accogliere la proposta di collaborazione con il centro di ascolto di AISLA? AISLA è un'associazione conosciuta e quindi anche in quel periodo è subito stata presente anche perché era l'unica associazione che aiutava questi pazienti. Di conseguenza mi sono subito confrontato con loro anche per quando ho avuto le mie prime necessità e quindi quando c'è stato poi il momento di collaborare fattivamente, quindi inserendomi nel centro d'ascolto, ben venga, e quindi sono stato molto felice di poter contribuire e quantomeno a poter regalare la mia esperienza a chi ne avesse avuto bisogno e chi ne ha tuttora bisogno. Benvenga. Ecco, stando appunto su quest'ultima tua battuta, ci puoi raccontare un'esperienza, una situazione in cui il tuo operato e quello del centro di ascolto pensi sia stato efficace e misurabile in termini proprio di esiti? Sì, ne avrei tante da raccontare. Sicuramente forse la più che è rimasta, insomma, praticamente quella che praticamente mi ha toccato di più è stata una richiesta d'aiuto di una famiglia nei confronti di un paziente giù in meridione che doveva essere dimesso direttamente dalla rianimazione. Questo paziente era tracheostomizzato, quindi ventilato. Quindi tetraplegico, è un paziente che doveva essere così dimesso all'improvviso dalla famiglia senza che la famiglia ne avesse né competenze né capacità e quindi si sarebbero trovati dall'oggi al domani con questa famiglia. Quindi qui sono intervenuto il sottoscritto a parlare naturalmente con i colleghi della rianimazione, è intervenuta AISLA e quindi sono intervenuto tutto il territorio nel cercare di poter aiutare queste persone, innanzitutto far capire ai rianimatori che era il caso di formare un po' di più il caregiver, di identificare, il caregiver non era neanche ancora stato identificato, la persona che potesse sopportare la famiglia poi all'esterno, ma soprattutto non esisteva neanche la struttura, non c'era proprio a casa la possibilità se non un letto e una bombola d'ossigeno che gli avevano portato a casa. Tra l'altro una persona che poi si è visto che non aveva neanche bisogno di ossigeno, quindi grazie ad AISLA siamo riusciti a ritrovare un altro posto dove praticamente ha potuto transitare il paziente, rimanere ancora circa 15 giorni, dove questo luogo è stato frequentato dai parenti, è stato formato il caregiver, è stato strutturato un ambiente idoneo e quindi poi ha potuto andare a casa. Quindi questo, se non fosse successo questo, credo che il paziente sicuramente non sarebbe resistito a casa più di qualche ora, naturalmente, perché se mancano le competenze manca tutto. Sappiamo perfettamente che l'ospedale si trasferisce a domicilio, quindi non solo la strumentazione, ma a domicilio deve trasferirsi anche la competenza. Se manca la competenza, il paziente si trova totalmente abbandonato. Voi sapete,
quanto sia importante il caregiver in quel momento, che va a sostituirsi completamente al medico e quindi che sia di fatto quello che supporta ancora la vita del paziente. Senza di lui, banalmente, pensiamo a non essere in grado di tracheoaspirare un paziente, muore soffocato, anche se ha tutti i ventilatori più belli del mondo. Certo, e credo di ricordare di quale situazione tu abbia parlato. È stata una situazione che, oltre al tuo intervento, all'intervento di AISL, ha dato anche l'occasione poi per formare quel territorio, perché poi abbiamo fatto della formazione. E quindi questo a indicare come sia tutto molto intrecciato, molto complementare. E quindi io ti ringrazio, perché sicuramente gli aspetti respiratori sono quelli più delicati, quelli che richiedono più competenze, più attenzione, quelli su quali non si possono commettere errori. E quindi grazie ancora per la tua collaborazione e a presto, arrivederci. Grazie. Ciao.